pomeriggio a tutti, un saluto sentito, questo istituzionale, perché grazie anche alla nostra collaborazione, perché oggi presentiamo un buon risultato, una prospettiva per quanto riguarda non solo il miglioramento dei servizi della nostra città, ma anche un'idea di innovazione civica e di dignità civica. La nuova rete di governo che presentiamo oggi anche a queste finalità. Abbiamo tutti bisogno, come sappiamo, di migliorare l'accesso ai servizi della pubblica amministrazione e sicuramente internet e il digitale sono un fattore potente di innovazione, speriamo con la semplificazione e l'accessibilità dei servizi. Avere per esempio un po' abbiamo completato un lavoro importante per quanto riguarda lo sportello di inizio del Comune di Bologna, per cui finalmente non si fanno le code ma si fa tutto online per quanto riguarda le pratiche del regolamento di inizio. Questo lo dico come esempio rispetto alle infinite potenzialità di riduzione dei tempi che permette l'accesso ai servizi online, al quale sicuramente va accompagnato un lavoro dove la semplificazione sia effettiva. Troppo spesso nel nostro paese si invoca la semplificazione e si fanno, guarda un po', nuove leggi per semplificare e complicare ulteriormente il problema. Quindi a questo sforzo di innovazione tecnologica va sicuramente accompagnato un grande lavoro dal punto di vista di effettive riduzioni dei tempi e di semplificazione dei processi che il governo può essere solo in pubblica amministrazione. Le cose fondamentali, le opportunità fondamentali che permettono le nuove tecnologie, in questa sede la sapete meglio di me, quindi non ci torno sopra. Quello che mi pare invece opportuno sottolineare è che oltre all'accesso ai servizi online, credo che questa nuova rete sia un altro obiettivo molto ambizioso, che è quello di utilizzare questo strumento in modo imperativo, nel senso di non limitarsi a ricevere, ma anche a rispondere, a uscire da questa logica della semplice risposta e domanda che richiama un modo di funzionare della pubblica amministrazione, di inviare un sottesto, riuscire invece a sviluppare anche attraverso il consiglio della rete una nuova modalità di rapporto con la pubblica amministrazione, in particolare con la nostra città metropolitana, fondata sul impianto collaborativo nel senso di acquisire proposte, idee e acquisire anche scelte. Prima di prendere delle decisioni, ma partecipativo anche nel senso di una nuova modalità di partecipazione di cui noi riteniamo ci sia un estremo bisogno e che abbiamo riassunto e semplificato nel primo regolamento che in Italia è stato fatto in collaborazione fra cittadini di amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni. Questo regolamento da noi rappresenta un ulteriore sistema di regole che si aggiunge alle regole esistenti, ma ha come sapete l'ambizione di sostenere le iniziative che i cittadini di poco hanno organizzato vogliono svolgere e propongono per l'interesse generale della nostra comunità. Si tratta di uno sforzo di tradurre per la prima volta l'articolo 118 della nostra in una prassi concreta di sostegno alla sussidiarietà nel senso di scritto, e si tratta secondo me di un'idea di partecipazione molto centrata sul fare. Si partecipa facendo, si partecipa proponendo, si partecipa prendendosi cura della propria proposta gestita in prima persona. Da questo punto di vista nella nostra città ci sono strumenti importanti che sono apparsi
civica, abbiamo lavorato una settimana per l'innovazione civica. L'innovazione civica è un fatto di cui abbiamo profondamente bisogno nel nostro paese, così come abbiamo bisogno di ragionare di una nuova identità civica, nel senso che pensiamo tutti nel nostro paese di fronte alla privatizzazione delle banche significare davvero una nuova modalità di rapporto tra l'amministrazione e i cittadini, una nuova modalità di rapporto fondata sul fatto che appunto si lavora insieme per migliorare la condizione umana, si lavora insieme per migliorare la vita quotidiana della nostra città, a partire dal fatto di chiedere, di ascoltare proposte, di attraverso fatti e sostegni specifici, in particolare anche con una proposta, possono essere poi attuati e realizzati. Sicuramente, anche per questo motivo, avendo la città di volontà l'assegnazione di fondi europei, noi puntiamo molto sull'innovazione digitale come primo campo di applicazione di questi fondi e puntiamo molto con una nuova regione, saluto il Presidente Bonaccini, perché questa priorità dell'estensione della agenda digitale e di internet all'area metropolitana e al sistema urbano regionale sia condivisa anche in termini di programmazione e di obiettivi. Bologna non Milano è la prima città in Italia ad avere un'attuazione ormai completata con la banda larga, stiamo lavorando sulla rete del Wi-Fi, ci sono tanti progetti grazie a voi che rendono meglio l'idea un po' pericolosa di Smart City nella sua traduzione italiana, cioè città intelligente. Ci si può autodefinire intelligenti, questo è il primo pericolo, ma sicuramente la concretezza del fare dei progetti può testimoniare di un'innovazione vera messa in campo insieme ad diversi soggetti che vogliono occuparsi della nostra città. Una nuova identità civica significa dare valore attraverso questa applicazione dell'articolo 118 della nostra Costituzione anche alla necessità di rinnovare il rapporto che oggi ha la politica in senso lato con i cittadini. Almeno su quattro questioni voglio solo accennare, mi fa piacere accennare in presenza di persone più esperte di me, in particolare il Presidente della nostra Regione. Noi abbiamo bisogno di ridefinire attraverso questi strumenti di rigenerazione di beni comuni e di patti collaborativi su questo una nuova idea per quanto riguarda la partecipazione del territorio, l'utilizzo urbanistico del territorio e quindi anche scommettere insieme sul fatto di dare bellezza alle nostre città, non solo a partire dai centri storici, ma lavorare insieme per aggredire il concetto di periferia, cominciare a pensare ad altri centri affiancati al centro storico e nell'intera area metropolitana che si misurino su un'idea moderna di bello, altrettanto attrattivo, anche se in modi diversi dalle città storiche. Tutte le democrazie oggi dal punto di vista urbanistico vengono affrontate questo argomento anche per uscire da un'idea che quando è stato realizzato, si è potuto realizzare, perché c'erano solo principi e pontefici che si sono lasciati costruire i monumenti, ma misurare la democrazia col fatto di quelle che attualmente chiamiamo periferie, luoghi di nuova architettura contemporanea e altre un altro argomento che sta sotto questo pensiero e questa pratica che noi proponiamo come Comune di Bologna riguarda il concetto proprio di appartenenza civica. Voi siete abituati a fare progetti, a presentare proposte concrete e a condividere, siete abituati a comprendere che il lavoro di squadra fa la capacità di essere liberi con gli altri. Noi abbiamo bisogno in questa fase della nostra vita
comunicare, di aggredire un po' l'idea dell'appartenenza civica e di inventarci una nuova sulla base dell'identità migliore di questa nostra città, di questa comunità metropolitana. Quello che sta accadendo lo vedete, in termini di convivenza urbana, questa crisi porta a cercare di trovare un capo espiatorio di un'altra etnia o in particolare in gruppi etnici o di allentare il nostro giro l'immigrato come un problema invece che una risorsa. Noi abbiamo invece un tema, non tutte le città che oggi se la fanno ad affrontare questa crisi economica, di essere una città, saper essere una città rurale che convive tra le differenze ed è capace di trasformarle in opportunità per il proprio. Tutte le città che si stanno facendo in questa crisi economica ad emergere e a guadagnare posizioni sono città che scommettono sulla pluralità e la convivenza tra i diversi sistemi. Dobbiamo lavorare insieme perché all'idea dello ius soli, del diritto del suolo, all'idea del diritto di sangue, prenda sempre più posizione un'idea diversa di condividere progetti intorno a questi progetti, di realizzare nuove identità e nuove appartenenze. Così come sul tema dell'organizzazione della nostra democrazia, rispetto alla quale anche le potenzialità della nuova rete interna si testimoniano del fatto che possiamo uscire da una logica di partecipazione alla domanda per ragionare su ipotesi di democrazia deliberativa, nel senso di sottoporre delle decisioni che sono importanti in democrazia, una democrazia che non decide, una democrazia che non è nata a declino, ma di sottoporre queste decisioni appunto a processi di democrazia deliberativa dove sulla base di processi di adeguata informazione sia possibile davvero chiedere un parere preventivo ai cittadini che abitano nella nostra comunità. E termino come ho iniziato, noi ci mettiamo conto che il valore della partecipazione per definire questa nuova identità civica si debba basare sulla partecipazione del fare insieme in modo collaborativo per raggiungere insieme obiettivi di qualità urbana e di convivenza urbana in cui questa città può sicuramente raggiungere se si dà su questa sua caratteristica preziosa di voglia di partecipare e di avere la possibilità di mettere alla prova le proprie proposte, i propri pensieri di cura di determinati spazi umani o determinate situazioni di convivenza nell'ambito della nostra realtà urbana. Tutto questo secondo noi è anche l'inizio attraverso il regolamento della presentazione oggi di questa rete di uno sviluppo di parte di collaborazione, la sua maggiore conoscenza alle altre istituzioni, ma anche all'insieme dei nostri cittadini, perché abbiamo l'idea che attraverso lo sviluppo di questi parti di collaborazione sia possibile anche organizzare la risposta civica di cui la nostra città ha bisogno, che è già cominciata, ma che deve trovare un momento di rappresentazione orgogliosa della propria identità civica attraverso la narrazione concreta di quanto insieme abbiamo realizzato. E da qui l'idea di fare coincidere la festa dell'Europa